Buonasera puntuali, come ogni martedì sera l'appuntamento con la pallacanestro di Capitanata in esclusiva su Foggia TV con tutto ciò che succede nel mondo della pallacanestro della provincia di Foggia. Ospite in studio, lo vedete subito inquadrato, Nicolas Panizza, team manager della Cestistica San Severo e l'ospite più assiduo della nostra annata. È alla sua terza presenza qui, questa volta da solo, la prima volta con Thai Sabin, la seconda volta con Dalton Pepper, questa volta originale. Questo è il traduttore, prima era il traduttore. Esatto. Come va Nicolas? Tutto bene, grazie dell'invito. Grazie a te per la partecipazione. Parliamo ancora una volta di notizie positive dal mondo della pallacanestro foggiana, in senso provinciale. Innanzitutto dal mondo della cestistica San Severo arrivano ottime notizie e possiamo già guardarle dalla prima grafica che Fabio Lattughella ha preparato per noi con il percorso della cestistica San Severo in questa fase ad orologio, praticamente dopo aver perso domenica nel turno infrasettimanale sul campo di Casale Monferrato, precedentemente ha vinto in casa con l'Urania Milano. Domenica c'è stata l'affermazione sulla pallacanestro Trapani per 79-71 e domenica prossima ci sarà l'ultima giornata della fase ad orologio con la trasferta sul campo della Sigeco Piacenza, una partita che potrebbe dire tantissimo perché come suol dirsi l'appetito viene mangiando. Cestistica San Severo che ha iniziato la stagione con l'obiettivo di guadagnare la salvezza, possibilmente evitando i playout, e man mano che le giornate sono andate avanti i playout si sono evitati, si è evitata prima la retrocessione diretta, poi i due posti dei playout, poi è arrivata la storica qualificazione ai playoff per la promozione in Serie A, è arrivata già da sabato praticamente con la sconfitta della Eurobasket Roma in casa per mano della Edilnol Biel, e quindi San Severo aveva già la certezza di disputare i playoff perlomeno dell'ottavo posto in classifica. Poteva sembrare il massimo a cui poteva ambire la formazione di coach Luca Becchi, l'ottavo posto, invece le sconfitte un po' a sorpresa ma anche un po' no casalinghe di Cento e di Forlì praticamente hanno permesso a San Severo di agguantare queste due formazioni in classifica e addirittura oggi giocare per quello che sarebbe un sogno qualche mese fa, il sesto posto in classifica, scusate. Andiamo a vedere la graduatoria, abbiamo un po' messo il girone verde e il girone rosso insieme e vediamo San Severo che è insieme a Forlì, Casale Monferrato che fa parte del girone verde e Tramec Cento, non può più raggiungere il quinto posto ma praticamente se la gioca con Cento e con Forlì, ma di questo andremo a parlarne più avanti perché adesso parliamo di quello che è successo domenica al Pala Castellana di San Severo. Praticamente la squadra è scesa in campo e ha dimostrato A. di non essere Sabin dipendente, B. di non avere ancora la pancia piena perché ha comunque giocato al cospetto di un'avversaria che non era salita in Puglia per una gita di vacanza, per un viaggio di vacanza, ma era salita in Puglia per conquistare i due punti in palio per l'accesso, per provare a centrare l'accesso ai playoff come San Severo. Invece i neri sono entrati in campo con quello che è stato il marchio di fabbrica di questa squadra quest'anno, con la voglia di vincere e con l'occhio della tigre, come suol dirsi, Nicolas. Sì, penso che la squadra ha dimostrato per l'ennesima volta di avere sempre questa capacità di compattarsi, ecco, e nei momenti di difficoltà combattere insieme. E non era facile perché comunque si poteva scendere in campo già rilassati, pensare ai playoff che comunque
erano già un grande risultato rispetto a quello che era l'obiettivo iniziale della stagione. Quindi magari riposarsi un po' queste due giornate, quella giocata con Trapani e la prossima che si andrà a giocare a Piacenza, per poi giocarsi i playoff. Invece coach Luca Becchi è stato bravissimo ad alzare di volta in volta l'asticella. Evitiamo la retrocessione diretta, evitiamo i play-out, guadagnata la salvezza matematica, iniziamo a parlare di play-off. Qualcuno pensava che questo potesse abbassare la tensione e le ambizioni della squadra, invece così non è stato. Guarda, tra questi qualcuno c'era anch'io. Condivido con voi questa settimana nella quale, a parte ovviamente le difficoltà di avere tre partite in una settimana, ci siamo trovati per due allenamenti di fila senza Savin, Dalton, Lorenzo, De Gregori, Berra e tu, Gabriele, insomma. Eppure in quei momenti dove mancava metà squadra praticamente, insieme ai ragazzi agli under, no? Ai ragazzi più piccoli, la squadra si è allenata come se si fosse preparata per i playoff, te lo dico onestamente. E questa è una cosa che a me, per l'ennesima volta, anche a me ha sorpreso, ha stupito, e infatti lo specchio è stato l'approccio alla gara di domenica. In effetti quella poteva essere l'ennesima tentazione a mollare. Giochiamo per divertirci poi i playoff, invece la squadra vuole giocare per vincere. Quando si compete l'importante è vincere, non è partecipare, ecco. Questo è la cosa più chiara quando parliamo di competizione, non di formazione. E queste due gare comunque noi eravamo molto siamo consapevoli di che sono le due gare più importanti per prepararti a un approccio ai playoff dove le gare sono veramente dure. E allora non ci potevamo permettere mai di abbassare la guardia, insomma. La squadra ha dimostrato, lo dicevo in apertura, non essere Sabine dipendente. Certo, Sabine è stato importantissimo nel corso della stagione, lo sarà ancora in questo finale di campionato. Ricordiamolo che è il capocannoniere di tutta la Serie A2, con Sirene che comunque hanno provato a portarlo via già a campionato in corso. Sarà praticamente impossibile, toglierei anche il praticamente impossibile, trattenerlo a San Severo anche per la prossima stagione. Ha dimostrato, dicevamo, San Severo di non essere Sabin dipendente, perché comunque senza Sabin ha giocato una partita importante, una partita al cospetto di un'avversaria che era venuta qui per vincere, e l'ha vinta quando poteva accontentarsi. Ma guarda, credo che durante la stagione lo staff e la squadra si sono trovati sempre d'accordo nel dover fare quello che serve alla squadra. Tutti hanno messo del suo per fare sì che si facesse il meglio per la squadra. Quando conviene giocare più con Tai, si giocherà più con Tai. Quando Tai non c'è, si dovrà andare da altri giocatori. La consapevolezza, l'umiltà di capire cosa conviene non a me, se no alla squadra, tramite lo staff tecnico, penso che sia stato un valore enorme per la stagione. Tu sei un po' la memoria storica di questo nuovo corso della cestistica San Severo. Praticamente da allenatore avevi portato l'allora Alius dalla Serie D alla Serie C, se non ricordo male. Sì. Quindi poi il fallimento di quella cestistica San Severo con la rinuncia al campionato, quindi il nuovo corso di quella società che comunque ne ha raccolto l'eredità, è partita dalla Serie C, è partita anche tra tanta diffidenza. Ricordo la prima partita al Pala Castellana, forse era con Potenza, eravamo in 50 lì a seguire la partita, perché evidentemente la piazza non aveva ancora digerito la scomparsa di quella che era la società storica, la squadra storica della cestistica San Severo. Se in quei giorni lì ti avessero detto: guarda, tra 5 anni ti ritroverai in questa situazione, l'avresti preso per folle, l'avresti consigliato un TSO? Te lo dico con tutta onestà, no. Te lo dico davvero con tutta onestà. Io dal momento che
che ho allenato, ho iniziato a allenare, ho fatto dall'under, a San Siro ho fatto dall'under 13 fino alla Lega 2. E da sempre è stato l'obiettivo, è stato sempre arrivare il più in alto possibile. Dopo San Severo l'aveva già dimostrato di avere potenziale di poter fare questa categoria. Ci potevamo arrivare, come no, si sapeva che era una cosa molto molto difficile, non si aveva come obiettivo nemmeno, ma come detto prima, quando si compete si gioca sempre per vincere. Certo. E non avrei mai detto no impossibile, te lo dico onestissimo. L'evoluzione della piazza che c'è stata rispetto alla cestistica, da quella partita, da quei 50 della partita con Potenza al Palacastellana, praticamente che torna a riempirsi, un'evoluzione frutto dei risultati, sì, ma frutto anche evidentemente della conoscenza che ha avuto la piazza rispetto a questo nuovo progetto, che rispetto alla diffidenza iniziale adesso ha imparato ad apprezzare e ha imparato anche ad amare. All'apertura praticamente dei palazzetti c'è stata l'invasione a Chieti di qualche domenica fa, dove la cestistica ha praticamente giocato in casa per presenza di pubblico, quindi una piazza che con gli ultra che sono tornati finalmente, e che una piazza che ha ripreso ad amare in maniera viscerale questi colori. Sì, ma credo che lo sappiamo tutti che San Severo è una città che sente tantissimo la pallacanestro, a tutti piace il basket, dopo dei periodi di rabbia, di amarezza, fanno parte del gioco, insomma, lo sport ci fa vivere questo, ci fa vivere delle emozioni, tutti vogliamo vivere delle emozioni forti, e ci sta tutto, le delusioni fanno parte anche della vita, allora è come quando uno con la moglie e la fidanzata litiga, ma dopo ci si rincontra sempre, insomma. E l'amore scoppia più forte di prima. È inevitabile. E questo lo vediamo anche con nei festeggiamenti a fine partita, in cui praticamente c'è un ringraziamento reciproco tra squadra e staff tecnico in campo e ultra, a cui si uniscono tutti i tifosi sugli spalti. L'amore per la cestistica quindi a San Severo è tornato viscerale, praticamente riesploso o è rinato, come qualcuno l'ha voluto paragonare all'araba fenice, e quindi adesso in simbiosi si va avanti in questo finale di stagione. Domenica prossima a Piacenza, finalmente una settimana per lavorarci più o meno tranquillamente? Ma no, abbiamo sempre lavorato in maniera serena, ti dico onestamente. No, nel senso che mercoledì prossimo c'è stata partita e quindi non c'è stata possibilità di prepararla, sì, bene, interamente la partita, poi le assenze al ritorno da Casale Monferrato, adesso invece è una settimana normale, una settimana tipo. Sì, guarda, a questo punto della stagione magari a tutti piace avere le partite riavvicinate perché si vuole competere di più, però insomma noi ci prendiamo il tempo che abbiamo a disposizione per prepararci sempre al meglio, che siano 2 giorni, che sia una settimana, cercheremo sempre di prepararci al meglio. Ecco, la partita prima di Trapani, oltre ad avere quell'insidia di cui parlavamo prima, c'era anche l'insidia stanchezza fisica, perché comunque San Severo è una delle squadre che consuma più energie fisiche e mentali in campo, perché comunque fa della difesa il suo marchio di fabbrica, una difesa importante che comunque contempla un grande dispendio di energie. Poi il ritorno da Casale Monferrato, un ritorno comunque che non vi ha permesso di riprendere immediatamente la fase degli allenamenti, per cui da questo punto di vista c'era anche questa incognita. La squadra invece ha dimostrato di aver recuperato energia, purtroppo ha dovuto ruotare con rotazioni più corte perché c'erano delle assenze, insomma tutto bene domenica, soprattutto con i 2 punti, ma per aver sfatato anche un po' di cose. Sì, sicuramente abbiamo dato un passo avanti ancora, superando
limiti di stanchezza fisica, mentale e di mancanza magari durante la settimana, negli allenamenti o alla partita stessa di alcuni compagni di squadra. Infatti per questo quello che dicevamo prima, cioè aver avuto sempre questo approccio di compattarsi, di fare quello che serve alla squadra è stato un punto di riferimento e sicuramente la chiave del successo di questa squadra. E domenica, quindi, dicevamo, si va a Piacenza, si va con le spalle sicure di aver raggiunto l'ottavo posto, ma senza quella pancia piena, perché comunque si va lì, come diceva Panizza e come ha detto anche Becchi a fine partita domenica scorsa, vogliamo giocare sempre per migliorare, per crescere, per conquistare la posta in palio, non ci basta l'ottavo posto, tutto quello che è conquistabile vogliamo lottare per conquistarlo. Adesso è conquistabile il sesto posto in classifica, ma per raggiungerlo praticamente dovrebbe perdere Forlì sul campo di Casale Monferrato e 100 sul campo della Reale Mutua Torino. Magari. E noi vincere. E noi dobbiamo vincere, ecco. San Severo deve vincere perché a pari punti in classifica San Severo è la terza del gruppo, ma sarebbe comunque svantaggiata arrivandoci a pari punti sia con l'una che con l'altra, quindi comunque deve per forza di cose superarle per arrivare al sesto posto, oppure in caso di vittoria dovrebbe perdere una delle due, quindi arriverebbe al settimo posto. Ottavo posto che farebbe incontrare la cestistica San Severo alla prima del girone verde, che attualmente è la Old Wild West di Udine di coach Boniccioli. Settimo posto che farebbe incontrare l'attuale Acqua San Bernardo Cantù di coach Marco Sodini. Sesto posto che farebbe incontrare Pistoia, che ha già incontrato in questa fase di campionato nelle finali di Supercoppa. Tre partite, tre avversari importanti, tre avversari di prestigio per la pallacanestro sanseverese, che andrebbe ad aggiungere questo prestigio a quello già tagliato per la storica qualificazione ai playoff. Ma Piacenza non sarà facile. Assolutamente, sicuramente nessuno ti regala niente a questo punto della stagione e dovremo andare come sempre cercando di avere tante energie e l'approccio e l'attitudine giusta alla partita. Chi ti piacerebbe incontrare tra Cantù, Udine e Pistoia? Onestamente, playoff e playoff. Esserci per i playoff è penso un traguardo importantissimo, bello e molto emotivo. Sì, che qualsiasi delle tre squadre che sono di una taglia molto più grande della nostra saranno sempre grande motivazione da poter affrontare, insomma. E poi non va dimenticato quello che disse coach Ramaglia al termine della partita giocata a San Severo: ci avete battuti per due volte, speriamo di non incontrarvi in playoff. Quindi probabilmente anche dall'altra parte qualcuno non vorrebbe incontrare San Severo. Io non lo so che pensano dall'altra parte, noi vogliamo giocare sempre per vincere, questo è il motore che ci spinge sempre a cercare di dare un passo avanti. Dopo quello che sarà l'avversario cercheremo di dare come sempre il 100%. Vedremo che cosa succederà. Uno sguardo ai campionati minori: terminato il campionato di Serie C Gold con la storica partecipazione della Sunshine Bisanome Viaggi Vieste ai playoff per la promozione in Serie B, uscita al primo turno 2-0 con Mola alla formazione di coach Giampio Ciociola. Terminato anche il campionato di Serie C Silver con la promozione della formazione allenata da coach Roberto De Florio, e in Serie C Gold, per cui l'anno prossimo nel massimo campionato regionale avremo due formazioni della nostra provincia, Lucera e Vieste. Ma ci sono da altre parti ancora campionati che si stanno disputando, per esempio nel campionato di Serie D nella pool promozione il CUS Foggia ha battuto Francavilla per 66-61, la Pricina ha battuto i Delfini Monopoli per 88-65, a sorpresa Rutigliano è andato a vincere sul campo di Bitonto per 84-66.
con la vittoria Foggia, il CUS Foggia praticamente approfittando anche della sconfitta del Bitonto, si issa al primo posto solitario in classifica con 12 punti, seguita da Bitonto e Francavilla. Il prossimo turno, il primo maggio, vedrà la Apricena giocare in casa con Francavilla, appuntamento al Palafranchino alle ore 18:30, mentre il CUS Foggia giocherà in casa con Rutigliano, appuntamento alle ore 19, mentre nella pool retrocessione la Virtus Foggia ha vinto con Sant'Elmo per 85-60. Cestistica San Severo che è ormai salva, che ha osservato un turno di riposo, 8 punti insieme a Sant'Eramo, e Virtus Foggia con 4 punti. Il prossimo turno Sant'Eramo, Cestistica San Severo, mentre nel campionato di promozione si registra la vittoria dell'Angelo Manfredonia per 79-51 sulla Nuova Libertas Foggia, la sconfitta di San Severo, la Vigor San Severo, sul campo della Fiore di Puglia Ruvo per 74-63, la Mediterranea Cerignola che batte il Trani per 55-34, e la classifica vede sempre vede Cerignola comunque chiudere al primo posto, perché si è giocata la gara di recupero, l'ultima ancora da disputarsi. 30 punti per Mediterranea Cerignola, 28 per Bitritto, 26 per Angel Manfredonia insieme a Ruvo, Nuova Libertas Foggia con 10 punti e 2 punti per la Vigor Foggia, e si attende quindi la composizione della seconda fase di campionato per decretare le promozioni che ci interessano, soprattutto per Manfredonia e Foggia, altre due piazze che vogliono tornare lì dove più compete la tradizione e il calore del pubblico. Movimento della provincia di Foggia che è in crescita, che è ribollente anche nelle parti inferiori del settore. Sì, è molto importante che torni un poco l'entusiasmo, come ne parlavamo prima in provincia, perché dopo questi due anni di Covid soprattutto sembra che si sia abbassato un pochettino e quel fervore, il calore, la voglia di essere in campo, di venire a vedere le partite, e tutti noi, il movimento ne ha tanto bisogno di che i ragazzi tornino a giocare, di che la gente si riavvicini ai palazzetti, insomma una cosa a tutti i livelli, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista sociale, è una cosa della quale ne abbiamo bisogno. Ecco, ne parlavamo qualche tempo fa proprio con coach Luca Becchi davanti a una tazzina di caffè. Con questi risultati a San Severo in tempi normali o diciamo 3 anni fa sarebbero i biglietti per l'accesso al Pala Castellana sarebbero andati a ruba nel giro di mezz'ora. Adesso invece la gente non ha ancora riacquisito l'abitudine, perché non è questione di mancanza di passione o di disinteresse, probabilmente è mancanza di riacquisizione dell'abitudine. Ecco, penso che le abitudini siano cambiate parecchio. Ieri o l'altro ieri, per fortuna, lo dico così, vedevo che la Netflix, no, che questo lo conosciamo tutto che cos'è, aveva perso non so quanti milioni in borsa, perché la gente in generale a livello mondiale aveva disdetto la... non so quando, se erano 2, 3, 4 milioni di persone, avevano disdetto l'abbonamento alla Netflix, nel senso che si ritornava un pochettino alla normalità, e io questa cosa me la auguro, perché sicuramente oggi è molto più facile per una persona, per quello che è la situazione, e invece venire al palazzetto, dover indossare una mascherina, eccetera, starsene a casa, sul divano, comodo, vedere la partita. Sicuramente la comodità un'altra volta ci ha spinto a stare sul divano, però sicuramente ne abbiamo tutti bisogno di uscire però da questa. Vuoi mettere guardare la partita davanti alla televisione, tifare e quindi gioire davanti alla televisione, e vuoi metterla, viverla in campo al palazzetto? Infatti, sono due mondi completamente diversi. Infatti c'è bisogno di quello, di tornare a vivere le emozioni, come quello che dicevo prima, è che lo sport ci porta a questo, ci porta alla rabbia, alla gioia, alle delusioni, a tante tante situazioni che cambiano da un secondo all'altro. Dopo la pallacanestro ha questa magia di cambiare a livello emotivo una gara che stavi perdendo di 10 punti in un minuto, vincere all'ultimo secondo, insomma sicuramente
sappiamo tutti che una volta che la gente viene al palazzetto si rinnamora e riparte, però l'importante è che si alzino dal divano. Insomma. Allora, il Netflix di cui facevi tu prima riferimento, nella pallacanestro e in riferimento nello specifico alla cestistica San Severo, è l'abbonamento alla LNP Pass, praticamente un abbonamento che permette di seguire da casa le partite non soltanto della squadra del cuore, ma di tutto il campionato di Serie A2, che è un'iniziativa della Lega Nazionale Pallacanestro, che è il sindacato delle società che partecipano al campionato, che da qualche società è visto come un impedimento, come un ostacolo a favorire il ritorno nei palazzi del proprio pubblico, specialmente da quelle società che non hanno la possibilità di giocare nel palazzetto della propria città, che può essere Fabriano, come può essere per esempio Nardò. Quindi un vantaggio da un punto di vista dell'associazione, del sindacato di categoria, che si potrebbe tramutare in uno svantaggio e che da qualcuno non è più ben visto, mentre era sicuramente un'ottima iniziativa, un'ottima idea in questi due anni, quando il pubblico non poteva andare a seguire le partite o per le limitazioni o per l'esclusione totale di accesso del pubblico agli impianti sportivi. Adesso è vista come una concorrenza che limita il ritorno al palazzetto. Non chiediamo di decidere sull'uno o sull'altra, ma sicuramente riteniamo che la concorrenza, che questa concorrenza comunque non sia equa, perché comunque andare al palazzetto rispetto che vederla in partita è un altro mondo, è un mondo completamente diverso, per cui il prossimo anno magari a parità di abbonamenti fatti utilizziamo gli abbonamenti per vedere le partite della cestistica in trasferta, ma quelle in casa andiamole a vedere al Pala Castellana per ritrovare quell'entusiasmo, per ritrovare quelle componenti che con il ritorno degli ultra praticamente si sono riunite tutte, praticamente si è chiuso il cerchio dopo quel momento non molto idilliaco tra società e tifosi e ultras. Con il ritorno al Pala Castellana si risente di nuovo quel calore, si risente di nuovo quel sesto uomo di cui si è sentita la mancanza per Covid e per loro decisione. Certo, loro sicuro portano lo spettacolo a un altro livello, insomma. Dopo le discussioni tra ultra e società esistono in tutte le società, in tutte le sport al mondo, allora non credo quello sia il vero problema. Dopo, onestamente, penso che avere l'NLP Pass sia una cosa che a chi piace la pallacanestro va benissimo, soprattutto perché è vero che noi dobbiamo andare al palazzetto, allo stesso tempo è vero che non possiamo fare le trasferte, allora, che ne so, rivederti la partita dopo a casa tua. Penso che il fatto di venire, di avvicinarsi al palazzetto deve essere soprattutto una cosa che venga dalle persone, anche perché la cestistica crea questo senso di appartenenza alla città, questo senso di unione nella città nella quale c'è anche tanto bisogno ed è un momento veramente di gioia per il cittadino, vedendosi in confronto con Milano, con Pistoia, insomma, sono cose belle da vivere, come dicevi bene adesso. Certo che LNP Pass non sia una alternativa alla partita dal vivo a San Severo, poi magari venga utilizzata per poter vedere la partita Piacenza-San Severo, perché non è possibile andare a Piacenza, non è facilissimo andarci a Piacenza, magari perché sarà impossibile guardare la partita di playoff Cantù-San Severo. E non a caso dico Cantù-San Severo perché faccio il tifo per questo accoppiamento, e coach Marco Sodini sa perché, l'allenatore della formazione canturina. Mentre poi quando la cestistica gioca in casa
È sacrosanto il gusto di doverla vedere gustarsela dal vivo. Se poi consideriamo che c'è gente che arriva al Pala Castellana muovendosi da Foggia, muovendosi dalle città limitrofi, Apricina, Torre Maggiore, Lucera, quindi Manfredonia, come è successo per domenica scorsa, quindi per i sanseveresi dovrebbe essere molto più agevole e molto meno faticoso schiodarsi dal divano per poter andare a seguire le partite al Pala Castellana. Ma ovviamente non c'è bisogno di tanta pubblicità, perché comunque questa pubblicità se la stanno facendo i ragazzi che meritano di essere seguiti live. È soltanto un invito che stiamo facendo a chi piuttosto non lo fa per pigrizia. Siamo praticamente verso la chiusura del nostro appuntamento. Settore giovanile a Sansevero, che al di là di quella che è stata l'iceberg della salvezza della Cestistica Academy nel campionato di Serie D, comunque si muove bene. Una bella figura domenica scorsa nel torneo Papini a Rimini, se non sbaglio, con l'Under 17. Comunque un'attività che è sempre più in fervore, sempre più in crescita. E lì non c'è l'NP Pass che tenga, lì o palestra o zero. O palestra o zero, no, guarda, i ragazzi del settore giovanile stanno cercando di fare un gran lavoro e nei settori giovanili in generale la situazione è stata ancora più complicata, insomma, dopo questi due anni, come dicevamo, di Covid, eccetera, non è stato assolutamente facile riprendere, ricreare entusiasmo nei ragazzi. Loro stanno a fare un gran lavoro e speriamo di poter continuare, continuare a incrementare soprattutto il settore giovanile. Domanda finale, quella sempre simpatica. Il giocatore che più ti ha meravigliato in positivo della cestistica, ovviamente, in questa stagione? Ma guarda, onesto, No, un nome me lo devi fare. No, ma non posso, perché davvero loro ogni volta che ti dicevo prima, e non ti dico il nome, ti dicevo questo giocatore, vedi, 3 settimane fa ha dato tutto perché c'era bisogno di lui come non mai, ma ogni volta ognuno di loro, dovrei dire tutti i giocatori, veramente, perché ogni volta ognuno di loro si è fatto presente al momento di più bisogno della squadra, no? Quando la squadra aveva più bisogno di lui, ognuno di loro ha sempre detto presente. Questo è stato sicuro lo spirito giusto, una chiave vincente per raggiungere i risultati. Allora ti faccio la domanda di riserva. Le critiche di precampionato, a volte anche feroci nei confronti di questa squadra, quanto ti hanno ferito? No, ferire no, ma fa parte, io lo dico che fa parte del gioco, no? Cioè, ovviamente che venivi da una delusione, una retrocessione. Dopo, lo sport è fatto anche per questo, perché la gente possa vivere questa emozione. Cioè, io capisco che c'è gente che viene, che vuole fare l'allenatore, che vuole fare il dirigente, ci sta, fa tutto parte del gioco, insomma, è naturale, non so che dirti, te dico onestamente, perché fa parte. L'importante è che uno dalla nostra parte uno rimanga sempre lucido e cerchi sempre di portare a termine nel migliore dei modi il suo lavoro, insomma. Perché per noi è anche un lavoro, no? Certo. Noi è un lavoro molto bello, è molto motivante, molto emotivo, però è sempre un lavoro. Bueno, la gente, il tifoso in generale è un gioco, sì, sono due punti di vista totalmente diversi, insomma. Va bene, siamo in chiusura e volge al termine anche questo appuntamento con Tutto Basket. Grazie a Nicolas Panizza, team grazie a voi della Cestistica Sansevero, per aver accolto il nostro invito. Ovviamente il focus in questo finale di stagione è incentrato sulla maggiore società sportiva di Capitanata, che è il campionato più importante che si sta ancora disputando, l'unico campionato over regionale a cui hanno partecipato le società di Pallacanestro della provincia di Foggia. Ma
terminato quello di Lucera, è terminato quello di Vieste, forza di cose. Comunque è anche la concomitante, il concomitante è un momento bellissimo della formazione sansevierese che ce ne fa occupare in maniera predominante. Grazie a tutti per la gentile attenzione, buonasera, appuntamento a martedì prossimo, buon basket a tutti.